Match casalingo per il Caldaro che ospita sul ghiaccio amico il Gardein, a formazione che insegue i Lucci ad una sola lunghezza in classifica. I padroni di casa devono ancora fare a meno di Belcastro e Val Thaler, mentre gli ospiti si presentano all'ingaggio iniziale con l'intero roster a disposizione. La formazione ladina può immediatamente usufruire di un power play in avvio di gara, ma nel corso dei due minuti di superiorità riesce a concludere con pericolosità solo con Ivan Demez, che non inquadra il bersaglio grosso. Alla prima superiorità a favore il Caldaro invece non fallisce. Il disco buono arriva ad Antti Hilden sulla blu, il tiro del finlandese sorprende Groskas Tiger, che è costretto a raccogliere il disco dal fondo della propria porta. Settimo sigillo stagionale per Antti Hilden, che sblocca così il punteggio. L'attaccante di Tampere ci prende gusto e un minuto e venti più tardi mette a segno la doppietta personale. Hilden è libero di fare quello che vuole nel terzo offensivo, va a raccogliere la respinta del suo stesso tiro e a depositare alle spalle del portiere ospite. Al 10:26 il Caldaro è così già in fuga. Ottavo gol intanto per Hilden in questo campionato. Poco dopo si concretizza la terza opportunità per lo stesso Hilden. Patrick Jus conquista disco dietro porta e prova la sortita, favorendo però la corrente Hilden, che si vede neutralizzato il tocco da Groskas Tiger. Sull'altro fronte è Patrick Wallenberg a provare a suonare la carica. Il suo tiro è controllato con qualche affanno da Camina, che deve anticipare Gabriel Finazzer. Il Gardena preme sull'acceleratore anche in avvio di secondo tempo, provando a sfruttare l'uomo di movimento in più. Wallenberg smarca Finazzer, che impegna Camina dalla breve distanza, il quale si ripete anche su Shahasma e ancora sullo stesso Finazzer. Pronta la risposta dei padroni di casa, che si affidano alla loro certezza, ovvero Antti Hilden, che in questa circostanza si trasforma in uomo assist, andando a pescare un liberissimo Armin Ambach, fermato dal gambale di Groskas Tiger. Ancora in power play, il Gardena prova a rientrare in partita. Patrick Wallenberg gioca dietro porta per Shahasma, il quale tenta l'aggiramento della stessa senza però sorprendere l'estremo difensore di casa. I ladini spingono decisamente di più degli avversari nel corso della seconda frazione ed ancora vanno vicini alla marcatura. Discesa sulla sinistra di Mascarin, assist per Benjamin Kostner, che manca l'appuntamento con il disco. Con Patrick Jus in panca dei puniti, gli ospiti riescono finalmente a trovare la via della rete. Ivan Demez serve Patrick Wallenberg, che si esibisce in uno slalom vincente che permette ai suoi di accorciare le distanze. Al 33:45 la gara si riapre grazie al quinto gol stagionale dello svedese Wallenberg. A qualche istante dalla realizzazione un contropiede per parte. Il primo è dei padroni di casa, condotto e concluso a lato da Alex Andergassen. Successivamente scatta quello ladino con Ivan Demez, abile nel saltare diretto avversario ma incapace di superare la guardia dell'attento Camin. Il terzo tempo si apre nel segno della formazione allenata da Kostner, vicinissima al pari. Tiro di Brugnoli da fuori, Fabio Kostner non riesce ad approfittare del pack vagante nello slot. Qualche minuto più tardi si concretizza il pareggio. Felix Oberauch, nel tentativo di impostare, va a pescare Eastman, rientrante dalla panca puniti, permettendogli così un 1 contro 1 che il terzino americano non fallisce. Al 44:35 la contesa torna in perfetta parità. I ladini rientrano in gara affidandosi al settimo gol stagionale di Derek Eastman. Passa un minuto e i Lucci potrebbero riportarsi in vantaggio. Victor Schweitzer approfitta di un errore di Moroder andando sino in fondo ed impegnando Groskas Tiger, capace di opporsi pure al tap-in di Benno Obermeier. Le emozioni latitano nella seconda metà del tempo e tutto lascia presagire che la contesa possa proseguire all'overtime. A 10 secondi dalla sirena però accade l'episodio che decide il match. Alex Frey si inserisce nel terzo avversario e da posizione defilata lascia partire un diagonale che beffa il portiere avversario. Al 59:50 il Caldaro mette dentro il gol vittoria con il giovane Frey, attaccante classe 90, al quarto centro nel corso di questa stagione di A2. Il Caldaro sale così a quota 16 punti, mentre il Gardena, fermo a 12, sente ora la pressione del Pergine, che insegue a due lunghezze.